canal YouTube. Oggi voglio fare con voi questo video sulla potatura del melo. Io direi di partire subito con il riconoscimento dei rami a frutto del melo. I rami a frutto delle pomace sono la lamburda fiorifera. La lamburda fiorifera è questo ramettino molto corto che termina con una gemma mista. Ricordatevi che nelle pomace le gemme sono a ligno o miste, quindi non esistono le gemme a fiore. Quindi potenzialmente questo ramettino, che in realtà potrebbe sembrare una gemma, ma è un ramettino molto corto che può andare da pochi millimetri a un massimo di 8 centimetri. Altra cosa che dovete sapere del melo è che i rami di anno in anno subiscono delle trasformazioni. In particolare la lamburda, se il fiore viene allegato e avviene la produzione del frutto, si trasforma in un ingrossamento dovuto all'accumulo di sostanze di riserva, che viene chiamata borsa. Ecco, alla borsa sono questi rigonfiamenti, vedete? Questa è una lamburda dell'anno precedente che ha fruttificato e che quindi ha prodotto un ramettino laterale sulla borsa. Generalmente sulla borsa si possono formare o a nuove lamburde oppure nuovi rami, che generalmente sono i brindilli. I brindilli sono dei ramettini molto sottili, esili e flessibili come questo. Possono avere una lunghezza che varia dai 15 ai 30 ai 35 cm. La caratteristica del brindillo è quella di avere un'attività vegetativa abbastanza scarsa, di essere molto flessibile ed esile. Ecco, il brindillo è anche un ramo produttivo del melo, poiché questo brindillo termina con una gemma mista all'apice, quindi il brindillo può fruttificare solo all'apice, quindi evitiamo di cimare questi rami, altrimenti togliamo la possibilità di fruttificazione. Il brindillo può essere anche semplice qualora la gemma terminale è a legno, allora in quel caso lì il rametto non è produttivo. Generalmente il brindillo ha una durata, ha un ciclo, se vogliamo, di un anno, poiché anche il brindillo, quando fruttifica, produce un ingrossamento all'apice. Ecco, se noi osserviamo questo ramettino, vediamo che questo è un brindillo di 2 anni che ha già fruttificato all'apice, ha prodotto una borsa e sulla borsa si è formato un nuovo brindillo. Ecco, generalmente i brindilli che portano la borsa all'apice sono dei rami che vanno eliminati. Un altro ramo che possiamo trovare sul melo è il ramo misto. Il ramo misto praticamente è un ramo molto più lungo del brindillo, e che anche il ramo misto porta la gemma apicale mista. E può fruttificare all'apice, ma può fruttificare anche lateralmente qualora il ramo misto porta anche delle gemme miste. Poi i rami che potete trovare sul melo, come del resto in tutte le piante, sono i succhioni. I succhioni sono dei rami a legno, come questi, vedete, che generalmente nascono sulle parti grosse della pianta. Non fruttificano e quindi sottraggono linfa alla pianta. Ecco, io direi che quando si fa la potatura potremmo iniziare direttamente a togliere questi succhioni. I succhioni potrebbero essere anche utilizzati in caso di una mancanza di una branca, oppure per infoltire eventuali spazi vuoti verso le parti basse della pianta. Quando invece il ramo non serve, vanno eliminati. E allora direi che possiamo iniziare a togliere questi rami. Ecco, l'importante quando si tolgono questo ramo è di non fare questo tipo di taglio. Ecco, questo tipo di taglio, lasciare un piccolo moncone, non è altro che un richiamo a legno. Quindi l'eliminazione del ramo va fatto sfiorando il collare di corteccia.
così, senza lasciare monconi. Altra cosa molto importante è osservare le dimensioni delle branche. Tenuto conto che questa è la branca principale, questa branca secondaria, vedete che intanto ha un angolo di inserzione molto stretto, per questo è diventato molto vigoroso. Ecco, questo è un ramo che va eliminato. Altri rami che vanno eliminati sono questi che hanno un angolo di inserzione molto stretto, che quindi possono spingere verso l'alto. Una volta liberati dai succhioni, soffermatevi su una branca e cominciamo dall'apice a scegliere un prolungamento. Quindi, una volta scelto il prolungamento, si elimina la concorrenza. La concorrenza vuol dire un ramo che ha una posizione privilegiata e che ovviamente entra in concorrenza con l'apice vegetativo. Non preoccupatevi se magari l'apice vegetativo, cioè il prolungamento della branca è alto, non preoccupatevi, perché facciamo sempre in tempo a poterlo abbassare negli anni successivi con i tagli di ritorno, per evitare che magari la pianta possa sfogare in emissione di rami vigorosi. Scelta la branca, scendiamo giù e cominciamo a verificare se le branche sono dominate dall'asse principale, poiché quello che deve dominare, ricordatevi, che è sempre l'asse principale. Per cui, quando le branche laterali cominciano ad assumere un diametro che comincia a superare i 2/3 della branca principale, direi che sono delle branche da eliminare. Come possiamo notare, questa branca qua è una branca che sta assumendo le stesse dimensioni della branca principale. Ecco, questa è una branca che va eliminata. L'eliminazione si fa rispettando il collare di cortezza. Dopodiché cominceremo a valutare le branche secondarie, quindi le riportiamo indietro con dei tagli di ritorno, lasciando sempre una cima . Questo ramo qua è un ramo verticale che quindi va eliminato. Su questa branca secondaria vedete che si è posizionato un ramo sul dosso, quindi anche questo va eliminato, e torniamo indietro con un taglio di ritorno a semplificare la branchetta. Se guardiamo quest'altra branca secondaria, intanto questa qua potrebbe essere un pochino allargata come angolo di inserzione. Tuttavia anche qua sceglieremo un prolungamento. Che deve essere non troppo, quindi potremmo riportare indietro qua questa branca, qua semplifichiamo questa è un ramo debole, questa è un brindillo che ha già fruttificato, quindi possiamo lasciare delle lamburde su questo brindillo. Ecco, quello che possiamo fare adesso qua è cercare di allargare la branca. Tagli di ritorno, branche che si sovrappongono una sopra l'altra, bisogna dare spazio a ogni ramo. Cercheremo di svuotare il centro. E
e direi che per questa branca può andar bene così. Cominceremo con la scelta del prolungamento, quindi questo non va bene. Poi questo ramo è troppo vigoroso ed è in una posizione molto privilegiata, quindi lo toglieremo. Semplificheremo un po', perché qua vedete che c'è un ramo. Queste sono tutte branchette produttive. Questo qua vedete che supera le dimensioni del prolungamento, quindi possiamo fare un taglio di ritorno e togliamo la concorrenza. Dall'altra parte anche qua c'è un ramo in concorrenza, togliamo e taglio di ritorno vicino a un brindillo. Scendendo giù troviamo questo che è verticale, anche questo è nella parte interna, quindi lo elimineremo. Qua c'è uno sdoppiamento, togliamo gli sdoppiamenti, facciamo la parte bassa. Allora qua vedete che ci sono due, togliamo uno e qua faremo taglio di ritorno. Questo togliamo, qua ce ne sono due, ne togliamo uno. Ecco, poi torneremo indietro questa branchetta, riduciamo questa togliendo i rami in concorrenza, questo si sovrappone all'altro, lo togliamo, riportiamo indietro questa, e direi che anche questa branca può considerarsi terminata. Questo, vedete, questi due rami vedete che sono verticali, scegliamo un rametto come prolungamento, sempre un ramo debole, vediamo se riesco a salire. Togliamo le concorrenze, ecco, anche questa branca sta diventando troppo grossa, quindi direi che dobbiamo eliminarla. Questa è verticale, via, questi riduciamo. Quando eliminiamo qualche branca nella parte basale o qualche ramo, ecco, magari conviene non eliminarlo a raso, ma lasciare un piccolo sperone per avere il rinnovo vegetativo. Ecco, ultima branca, anche qua seguiamo sempre lo stesso criterio. Dobbiamo eliminare le branche grosse. Ecco qua, adesso per stare all'altezza delle altre branche dovremmo magari utilizzare questo ramo, come, anche se non è, se non è un granché, utilizzare questo ramo come prolungamento. E andando giù a semplificare le branche, cercando di tagliare di più su quelle branche deboli e di meno sulle branche vigorose. Torniamo indietro con i tagli di ritorno, qualora la branca tenda a espandersi troppo. Allora, vediamo questo.
questo. Questo vedete che è un ramo, è un succhione, quindi va eliminato. Tagli di ritorno sulle branchette secondarie per il rinnovo delle branche stesse. Bene, direi che la pianta può ritenersi conclusa. Adesso terminata, uno lo guarda la pianta un pochino da lontano per vedere se è sfuggito qualcosa. Bene, abbiamo terminato di potare questa pianta che ha metà di circa 5-6 anni. Una pianta allevata a vaso. Salutarvi e rimandarvi alla prossima. Ciao a tutti.